Il suono delle sirene nel porto di Taranto in segno di lutto per la morte di un uomo di 45 anni, Massimo De Vita, schiacciato da un telaio in ferro mentre stava lavorando. Un nuovo episodio tragico nello stesso posto dove un anno fa ha perso la vita un altro operaio precipitato da una nave. Rimettere la sicurezza al centro dell'agenda politica, dicono i sindacati, che per protesta hanno proclamato un'ora di sciopero. De Vita era arrivato la mattina presto nell'area portuale. Doveva caricare su una nave i castelletti in acciaio che sorreggono le pale eoliche nel trasporto. Uno di questi telai si è sganciato improvvisamente, cadendo sull'operaio, morto sul colpo. Era padre di due figli e lavorava per una compagnia portuale, dopo 10 anni di esperienza nel terminal dei container. Un incidente a pochi metri di distanza da quello avvenuto ad aprile dell'anno scorso. Ne rimase vittima Natalino Albano, caduto sulla banchina da un'imbarcazione dopo che una pala eolica si era sganciata da una gru. I sindacati chiedono al governo interventi immediati per migliorare la sicurezza. Dal Parlamento arriva un segnale dalla commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, che vuole accelerare i tempi per la missione sugli infortuni a Taranto. In Puglia le morti bianche sono aumentate del Riguardano morti 12% in un lavoratori, anno, salute accusa gender la e presidente del sicurezza. Consiglio Allora, regionale ovviamente Loredana siamo Capone. d'accordo. Sgomento anche dall'arcivescovo di Taranto Filippo Santoro. Questa terra, ha detto, continua a immolare lavoratori, vite umane sacrificate al profitto.